Qui siamo venuti a vedere un po' come stanno le cose. Questi sono dei cantieri più attesi perché di questo intervento, no, della famosa e futura rotatoria di Via Fiorentina se ne parla da tanto ed è uno degli interventi credo più urgenti, no, che da sempre ci sono per il traffico. Ma più che più urgenti, diciamo un po' più attesi perché in effetti è richiesto da, oltre che dai residenti delle attività commerciali della zona, la possibilità di svoltare in sinistra e poi fluidificherebbe oggettivamente questa qui che è rimasta all'ultima intersezione sulla tangenziale urbana e quindi sicuramente darà un notevole contributo per migliorare lo stato della zona. Sono partiti i lavori. Come vedete, dietro alle mie spalle finalmente vediamo qualcosa che si muove. Abbiamo dovuto aspettare molti mesi per iniziare perché la proposta migliorativa che ci era stata sottoposta dalla ditta che ha vinto l'appalto è stata ovviamente valutata in modo approfondito dai tecnici del comune e quindi si ferma da un lato la volontà politica, inizia la parte tecnica, la volontà politica è quella di realizzare quest'opera, la parte tecnica è quella di controllare le carte e in qualche modo avere più garanzie possibili affinché quest'opera venga realizzata con tempi consoni, venga realizzata nel rispetto più possibile anche di quello che è il traffico veicolare della zona. E questo qui avverrà a tutti gli effetti in quanto molta dell'opera verrà realizzata al di fuori del traffico veicolare, quindi senza interferire con la strada attuale. Tutta la parte del sottopasso e buona parte della rotatoria sarà sul campo scuola, mentre la parte del sottopasso in uscita interferirà con il traffico, però lì arriveremo in quella zona più o meno nel periodo estivo, quindi senza scuole, con sicuramente molti meno problemi rispetto a quelli che avremo in questo periodo. La versione definitiva quindi come sarà? Perché ci sono state varie versioni, no? Dal sottopassaggio, per fare chiarezza, insomma. No, la versione definitiva è quella approvata, appaltata, e quindi quella di cui abbiamo parlato ormai da molto tempo, ovvero la rotatoria a raso e un sottopasso lungo la tangenziale. La variante, diciamo, la proposta migliorativa che ci è stata prospettata è stata quella di traslare la rotatoria più verso il campo scuola in modo tale proprio da eseguire una cantierizzazione che interferisca il meno possibile, qualche interferenza ci sarà, comunque il meno possibile con il traffico veicolare.